Ciao a tutti! Come vi anticipavo su Instagram, oggi nuovo mukbang e su Instagram non vi ho voluto dire in che fast food l'avrei registrato perché sono stata super indecisa fino all'ultimo, nel senso avrei voluto farlo da Five Guys, però quando ve l'avevo accennato, ormai un mesetto fa, un paio di mesi fa, forse erano delle challenge delle 24 ore, non mi eravate sembrati molto entusiasti all'idea e soprattutto in tanti me l'avete sconsigliato. Quindi, siccome mi fido molto dei vostri consigli e soprattutto conoscete un sacco bene i miei gusti ormai, ho deciso di lasciar perdere Five Guys. E oggi invece mangeremo in un posto che, tra l'altro, mi sono accorta di una cosa incredibile: non ho mai fatto questo tipo di mukbang perché mangeremo al Burger King, quindi sarà appunto un mukbang del Burger King, ma se voi andate a vedere nei vari mukbang del canale non ne troverete neanche uno. Cioè, l'unica volta che ho fatto una cosa simile è tipo stato un anno fa, poi sì, ci abbiamo mangiato insieme nelle challenge delle 24 ore, eccetera, eccetera. Però non mi sono mai messa qui con voi a mangiarlo e chiacchierare nel frattempo, quindi sono stragasata di questa cosa. Me ne fossi accorta prima, probabilmente ne avrei fatti anche altri perché sapete che il Burger King è il mio fast food preferito in assoluto. Però appunto non so per quale motivo questa cosa non l'avevamo mai fatta, se non una volta in cui però era un mix, quindi non c'era solo il mukbang, ma avevate deciso voi cosa dovevo mangiare. Era un video, sempre una challenge particolare. Poi semmai ve la lascio direttamente nell'info box, risale appunto a più di un anno fa in realtà. Comunque direi, ah no, mi stavo dimenticando, ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia e mi raccomando, se non foste ancora iscritti, iscrivetevi al canale e io adesso ho fatto come al solito la premessa prima di prendere il cibo perché sennò mi perdo via e si fredda tutto e mi fiondo a ordinare perché sono super affamata. Eccoci qua, stavolta ho preso veramente di tutto, vi faccio vedere alla veloce, aspettate solo che tolgo la panta per evitare che si rovesci. Mi sono anche ricordata di prenderla senza ghiaccio, quindi questa cosa top la mettiamo, no, mettiamola qui, così evitiamo il disagio dell'ultima volta. Perdonatemi per le luci, ma come sempre c'è tipo un tempo uggiosissimo e fa anche piuttosto freddo, che quella è una cosa positiva. E infatti avevo tantissima fame. Ho preso questo qui è il chicken tender crisp con il bacon, anche se visto così non ha un bellissimo aspetto, sinceramente. Vediamo se avvicinandolo lo vedete anche voi, non lo so. Il bacon non mi sembra super croccante, devo dire che hanno fatto tutto al momento. Ne ho approfittato e ho detto proviamo insieme delle cosine che non ho mai mangiato, perché sennò mi vedete sempre mangiare il crispy chicken, quello classico. Non è il crispy, è il crunchy, quello che mangio io forse, non lo so. Adesso sto facendo confusione. Le patatine, non so perché, ho preso queste qua piccole, probabilmente mi sono persa via perché non avendo mai ordinato queste cose, non lo so, non sapevo bene cosa dire e mi sono persa via, non mi sono ricordata di dire gambe. E poi ancora da provare, ho preso anche questi cosini che si chiamano tipo non chili bites, quelli mi piacciono, sono tipo dei cosini French chicken bites dovrebbe essere. Adesso li assaggio subito. Ok. Sì. Ne avevo sentito parlare in diversi video mukbang, ovviamente, che seguo di canali stranieri, e li avevano super decantati, quindi ero curiosa, però sì, sono buonini. Preferisco di gran lunga. Così a primo impatto preferisco decisamente i chili cheese bites che non ho preso perché volevo provare tutte cose nuove e ho preso anche una cosa maialosissima, cioè il waffle con tutto il topping
topping di marmellata, è quello che io chiamo gofre di solito e che prendo spesso anche con voi nei vlog da cioccolati italiani. Non sapevo che ci fosse al Burger King, quindi ho detto vabbè, proviamo. Solo che non mi hanno dato le posate, quindi voglio poi vedermi a mangiarlo. Bevo solo un pochino di Fanta, che sono assolutamente non solo affamata, ma anche un sacco assetata. Buonissima senza ghiaccio, tanto è comunque già fredda così, è inutile aggiungerlo, soprattutto oggi che non fa poi così caldo. E direi che a questo punto possiamo iniziare a mangiare. Non sono tanto convinta del pollo perché mi sembra che assomigli un pochino a quello del KFC. Aspettate che faccio questa cosa. Mangio sopra il sacchetto così anche se cadesse qualcosa non mi metto a stressarvi. No, in realtà devo dire che non mi dispiace. L'unica cosa il bacon non è assolutamente croccante, quindi vado a toglierlo perché a me piace solo se è bello croccante, se no sinceramente non mi fa impazzire, però il pollo non è buono. E anche il panino in sé è ottimo, c'è sia maionese che ketchup e il mix, anche se io non sono un amante del ketchup, come sempre non mi hanno dato i tovaglioli, va bene. Anche se non sono un amante del ketchup, il mix non mi dispiace. Il pollo è bello croccante, poi c'è la sottiletta, quella cheddar che a me piace sempre tantissimo. Mangio in macchina perché sono a Milano in questi giorni e penso che lo sappiate già, sperando che sia uscito dal video che dovrebbe essere uscito ieri, cioè la recensione on the road. Quindi insomma mi sono organizzata per mangiare con voi così. Non vi anticipo niente sulla recensione on the road, vedete che l'ho detto molto en passant perché non sono sicura al 100% di riuscire a caricarla prima di questo video, quindi nel caso in cui non sapeste che sono a Milano, però se fosse uscito il video ve lo lascio nell'info box, così se vi va andate a vederlo, ma non vi anticipo nulla perché non so bene se andrà tutto liscio, eccetera. Perché ultimamente so avendo diversi problemi con, questa è una moto, anche quando piove le troviamo, va bene, sto avendo diversi problemi con le recensioni on the road, non tanto problemi, però proprio difficoltà ad organizzarle, perché tipo volevo registrarne una, questi comunque sono promossi, più del panino sinceramente. E dicevo, volevo registrarne qualcuna sempre in tema make-up, visto che l'altra volta vi era piaciuta l'idea, volevo andare questa volta dal make-up artist meno votato e provarne uno qui a Milano, solo che sto avendo delle difficoltà assurde. Proprio a prendere appuntamento, ne avevo trovato uno, anzi una, perché dovrebbe essere una donna, che
aveva delle recensioni super discordanti e molto insolite che non mi era mai capitato finora di trovare, quindi ero stracurioso, ho detto ok, è il nostro impossibile, c'era scritta questa cosa, impossibile prendere un appuntamento, tipo anche cioè io non essendo qui non posso passare in negozio, però anche telefonando non mi risponde nessuno. Devo trovare dei tovaglioli. Aspettate che cerco se per caso ho i miei soliti fazzolettini salvavita. Notare che non ho ancora sporcato niente oggi, quindi non potete sgridarmi. E sto anche cercando di parlare dopo aver masticato. Mi sembra finora di esserci riuscita. Poi so già che non ci riuscirò del tutto e quindi alla fine me lo scriverete sicuramente, però come inizio mi sembra di essere andata abbastanza bene. Sì, ho comunque provato a prenotare infinite volte e non mi risponde nessuno, ho cambiato orari, ci ho provato a chiamare in vari momenti della giornata, perché magari in un determinato orario uno ha più persone che in un altro e cose del genere, ma non è cambiato niente. Trovo sempre la segreteria telefonica. Quindi non so se riuscirò a fare questo tipo di recensione. E un'altra cosa che avrei intenzione di fare, però quella lì non tanto per fare una recensione, ma proprio ok, scusate, dicevo, in quel caso non tanto per fare la recensione in sé, ma perché mi piacerebbe provare quel tipo di servizio. E mi sta anche andando via la voce, sta iniziando anche a piovere, speriamo che la pioggia non disturbi il nostro mukbang per una volta. Intanto metto anche un pochino di maionese, poi vabbè, il rumore della pioggia in teoria dovrebbe essere rilassante, forse di più di me quando mastico. Notare come ho aperto la maionese, mettiamola nelle nostre patatine. E vorrei andare a provare a farmi tatuare, quindi come ho fatto per le sopracciglia, tatuaggio semi-permanente, diciamo, vorrei provare a farmi tatuare le lentiggini, che sono una cosa che mi piace tantissimo e sono anni che voglio farla, quindi sono anni che ho intenzione, che ci penso, ci ripenso. Che provo a disegnarmele io, lo sapete, l'avete visto anche negli ex, tipo che facevo questo inverno di 5 Minute Craft, appena ce n'era uno per le lentiggini io lo dovevo provare assolutamente. E quindi sinceramente vorrei provare anche quel servizio, però in questo caso ho letto opinioni molto discordanti, non sul negozio in sé, ma proprio sul tipo di servizio, sul tipo di risultato. Quindi, se voi l'aveste provato, se qualcuno di voi le avesse fatte, perché so che si usa da tanto tempo, ma ultimamente ha preso ancora più piede, non so, fatemi sapere come vi siete trovati, se lo rifareste, se me lo consigliate, se me lo consigliereste. Non so, non era tanto italiano. Le patatine me le ha messe nella busta prima di prepararmi tutto il resto e sono diventate colla. Cioè, a me piacciono lo stesso, però per una volta che le mangio attaccate al Burger King senza dover aspettare di arrivare a casa, eccetera, avrei preferito mangiarle un pochino più calde, ma va bene. Diciamo che come sempre nei miei mukbang, se non sono a casa, manca a casa, avete visto l'altra volta, in generale non possono mancare gli imprevisti. Sta proprio iniziando a piovere pesantemente, meno male che avevano detto che a quest'ora avrebbe smesso. Pensate un po'. E poi tornando sempre alla questione recensioni on the road, quelle, intendo quelle relative al make-up, ne avevate scritto in tantissime sotto l'ultima che ho fatto di andare a farmi truccare da Mr. Daniel per vedere se lui può essere in grado di risolvere, tra virgolette, con il trucco
questo problema occhiaie, borse, quello di cui avevamo parlato, ho provato a scrivergli perché anche a me è sembrata un'ottima idea. Ho provato a scrivergli sia su Instagram che sulla mail. Ho visto che su Instagram l'ha visualizzato, però per ora, cioè in questo momento, quindi quando sto registrando il video, voi lo vedete o domani o dopodomani, quindi potrebbe essere cambiato tutto. Adesso non mi ha ancora risposto, però l'ha visualizzato, quindi magari riesco ad organizzare questa cosa che sarei curiosissima anch'io. Visto come stanno andando i miei tentativi di prenotazione, ho dei dubbi, però mi avevate dato quest'idea, mi era piaciuta e ho provato a scrivergli. Vedremo come andrà a finire. Nel caso in cui mi abbia risposto, magari ve lo scrivo su Instagram, ve lo dico nel prossimo vlog. Ecco, a proposito di vlog, ho postato sempre su Instagram Stories quella che dovrebbe essere la programmazione dei video settimanali e in quell'elenco non c'era un vlog, ma perché si dice sì, ok? Perché questa settimana in realtà non credo di riuscire a vloggare, nel senso che appunto ho in mente di fare altre tipologie di video, però ci saranno la settimana prossima. No, ci tenevo a dirlo perché in molti mi hanno scritto: e i vlog dove sono? E purtroppo per questa settimana potrebbe succedere, quindi forse riuscirò a vloggare, ma non essendo sicuro ho preferito non scriverlo, perché è quasi più probabile che non ci riesca, sinceramente. Quindi, per dire una cosa che poi non so, non riesco a fare, non mi sembrava il massimo, quindi ho evitato di scriverlo, però non è che ho intenzione di smettere i vlog, anzi, semplicemente, siccome un'altra cosa che ho letto nei commenti è che in quel caso invece, cioè qui sono rimasta contenta perché mi fa sempre piacere che i vlog, pur essendo comunque delle semplici giornate, faccio sempre delle cose molto tranquille, vi piacciono. Invece una cosa che mi ha fatto rimanere male, che ho letto ultimamente nei commenti, riguardo al fatto che magari non sono riuscita a caricare 6 video su 7 giorni, ma ne ho caricati 5, oppure no, 5 sempre, perché 4 non è mai successo da quando sono tornata, no. E ho letto alcuni commenti che mi hanno scritto che se non carico tutti i giorni i video, poi perdo pubblico, perdo consensi, però è una cosa che sinceramente mi è dispiaciuta tantissimo, perché se non riesco a caricare tutti i giorni non è perché non voglio, l'ho sempre fatto, semplicemente in estate magari ho meno tempo da dedicare ai video, comunque cioè, voglio fare dei video che richiedono più impegno e più tempo, e quindi piuttosto che pubblicare per forza un video al giorno solo per riempire il canale, però magari proponendo un contenuto che non è fatto ad hoc. Poi sapete che io sono super perfezionista, cerco di fare tutte le cose al meglio. Cioè, quando decido di fare un video, lo faccio nel migliore dei modi dall'inizio alla fine. Ci tengo anche ai piccoli dettagli. Oggi, per esempio, mi sta dispiacendo tantissimo che si sia messo a piovere, però non saprei dove mettermi a parlarvi se non qui, cioè ci tengo proprio che siano fatti come piace a me vederli, e quindi piuttosto che rischiare di fare qualcosa di mediocre che poi non mi rispecchia, che quando lo riguardo non mi piace, preferisco piuttosto, sì, magari metterne 4. La videocamera, come sempre, si interrompe sul più bello. Dovrò trovare un modo di risolvere questa cosa, perché anche questa è una cosa che mi dispiace tutte le volte. E dicevo, piuttosto che rischiare di caricare troppi video che non rispecchiano quelli che sono i miei gusti, o fatti così tanto per fare, preferisco caricarne un po' meno, piuttosto appunto 4, 5 a settimana invece che 6, o anche meno dovesse capitare, è raro, però. Cioè, voglio che quello che carico, il video che creo, deve essere una cosa che mi rispecchia e che mi diverto a fare. Non deve diventare un obbligo. Allo stesso tempo, io quando decido di registrare una determinata tipologia di video, mi ci impegno tantissimo. E quindi non mi sentirei
cioè, non me la sento di pubblicare qualcosa che non rispecchia tutte le caratteristiche e tutte le cose che hanno avuto secondo me fino adesso i miei video. Quindi dovesse capitare, visto che è estate, eccetera, eccetera, che magari no, non ci credo. Ok, si era parcheggiata proprio qui una macchina, ho detto no, non ci credo. Perché c'era tutto il parcheggio libero, mi sono messa qua apposta, che è tipo in un posto sperduto in mezzo al Fiordaliso, ho detto non può essere che proprio qui si parcheggerà la macchina, e così era stato. Comunque la videocamera si sta di nuovo surriscaldando, quindi potrebbe essere che ci rivedremo tra 5 minuti, però non so neanche bene se sono riuscita a spiegare più o meno quella che è la mia visione d'insieme relativa al canale, relativa ai video. Era solo per dirvi che, essendo estate, potrebbe succedere che magari ci sarà un video in meno a settimana, o salterò un video che di solito quel giorno esce, però è semplicemente perché avendo magari un pochino meno tempo o avendo in mente di fare cose più elaborate, ho bisogno di più tempo per realizzarle esattamente come voglio io e non farle tanto per fare, che a me le cose fatte così a caso sinceramente non mi piacciono. Lo vedete anche nei vlog. Stavo dicendo, prima che si interrompesse per l'ennesima volta, che anche nei vlog, non so se è una cosa che magari avete notato o no, però cerco sempre di, cioè perlomeno ci provo a non fare vlog troppo simili tra loro, quindi cerco di vloggare in giornate che sono un po' diverse, quindi come so, quando vado dal parrucchiere piuttosto che vado a fare qualcosina per la casa, piuttosto che non lo so, qualche appuntamento particolare, dentista, trattamento strano, cose del genere, o vengo a Milano dove faccio cose diverse da quelle che faccio abitualmente a casa, perché non lo so, a me non piacerebbe, poi è ovvio che la giornata è quella, delle cose si ripetono nella routine di tutti e è normale che sia così, però a me non piacerebbe vedere per 3 settimane di fila un vlog uguale a quello precedente, dove ho fatto esattamente le stesse cose. È ovvio che, cioè, appunto, ci sono delle cose che diventa quasi impossibile farle diverse: colazione, pranzo, cena. I gatti sono lì, però anche loro cerco sempre di non stressarvi troppo perché mi rendo conto che io li amo. Però anche continuare magari a stressarvi, tra virgolette, riprendendo i disagi che crea Moiki o cosa stanno facendo gli altri, non lo so. Cerco sempre un pochino di selezionare al meglio, ecco, le giornate in cui decido di vloggare, proprio per evitare che diventi una cosa troppo ripetitiva. Stessa cosa che faccio quando magari decido che video ho intenzione di fare in quella settimana, poi ci sono imprevisti, c'è cioè di tutto, quindi io magari ce li ho finiti comunque. Io che ne so, magari mi metto in testa di fare un determinato video, poi magari mi subentra un appuntamento di lavoro e non riesco a registrarlo. Per fortuna ho tante idee e non mi sono mai ritrovata a dire oh no, non riesco a registrare quel video e quindi non posso caricare niente. Questo non mi è mai successo. Se non carico è semplicemente perché sì, in estate magari ho un pochettino meno tempo, tra virgolette, da dedicare ai video o al montaggio anche, perché può succedere che magari il video riesco a registrarlo, ma poi non riesco a montarlo perché non sono tanto a casa e il risultato è lo stesso, il video non esce. Però in linea di massima i motivi sono semplicemente questi. Spero di essermi spiegata più o meno, come sempre, al mio solito modo. Bisogna trovare assolutamente una soluzione per questo surriscaldamento continuo della fotocamera, che è una cosa che non mi piace per niente, perché magari sono tutta presa a farvi un discorso e si stoppa. L'altro giorno, quando stavo registrando
la recensione on the road, quella dalla makeup artist, ho dovuto chiederle tipo quattro volte: scusami, devo solo far raffreddare la videocamera, perché continuava a interrompersi. Sono stata lì abbastanza tempo e sapete che dopo 15 minuti, 20 esagerando, oggi 20, ma perché faceva abbastanza freddo, tende a stopparsi, quindi devo cercare su qualche forum, qualcosa del genere. Se qualcuno di voi sa darmi qualche indicazione a riguardo, me lo faccia sapere, perché in teoria questo qui è il modello super, non l'ultimo, però è tipo il penultimo. L'ho appena cambiata, era una cosa che succedeva anche col modello che avevo da 4 anni, ma devo dire che nel mentre evidentemente questo problema non è stato risolto e io sinceramente non so come fare. Non sono così esperta in materia. Adesso non so come sarà diventato il nostro waffle e senza posate non so neanche bene come riuscirò a mangiarlo, sinceramente. Mi sa che ho fatto una delle mie cavolate. Proviamo a far così. No, è diventato colla veramente. Non vi consiglio. Ho fatto un disastro. Non vi consiglio mai di prendere un waffle da portare via se non lo mangiate subito e se non avete le posate. Credo di essermi macchiata fino qui, ma devo trovare una soluzione perché il gusto c'è ancora. Sì, non è più il massimo, è diventato un po' colloso, però io ho ancora un pezzettino e lo voglio mangiare. Solo che non so proprio come fare. Devo capire, perché anche il topping è andato da tutte le parti. Dovrei tipo tenerlo così. No, vabbè. Penso posate è impossibile. Non so se avrei dovuto prenderle io o avrebbero dovuto darmele loro. Forse ho trovato il metodo. Niente, mi stavo gasando di aver trovato un simil metodo, si è interrotto tutto. Do ancora un paio di morsi. Ma poi ci direi che ci siamo, anche perché in realtà sono piuttosto sazia. E anche sporca. In questo momento sto solo mangiando per gola. Ma era veramente molto buono. Peccato che fosse piuttosto freddo. Cioè, oggi vorrei stringermi la mano da sola per essere riuscita a mangiare tutte queste cose, soprattutto il waffle, senza assolutamente sporcare la macchina. Forse ho imparato all'alba di 30 e passa anni suonati a mangiare senza sbrodolarmi dappertutto. Non vorrei parlare troppo presto, però la Fanta è ancora qui, la macchina è totalmente pulita, non ho rovesciato niente, quindi cioè la Fanta è quasi finita in realtà, perciò è difficile che riesca a rovesciarla adesso, anche se con me è sempre tutto possibile, però fino ad ora devo dire che sono stata brava oggi. Quindi niente, prima che si interrompa di nuovo, si surriscaldi, rompa le scatole, eccetera, eccetera, direi che ci siamo. Mi dispiace per la pioggia, probabilmente in questo momento sta addirittura smettendo. Spero che sia stato comunque tipo un rumore di sottofondo, abbastanza rilassante, tanto c'è la mia voce che nel caso rovina tutto, quindi va bene così. Io come sempre sono stata super felice di registrare questo video, anche se devo dire che il mio menù solito, quindi quello mio preferito in assoluto, mi piace decisamente di più, quindi avrei potuto, già non è stata una brillantissima idea quella di cambiare totalmente tutto quello che prendo al Burger King, però vabbè, ogni tanto ci vuole, bisogna provare, sono sempre comunque contenta di registrare i mukbang, quindi fatemi sapere, ricordatevi se volete vederne altri e di nuovo si è surriscaldata, quindi io smetto di parlare ufficialmente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!